Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Saiuz e bentrovati per questa nuova trasmissione di Spazio Aperto. Salutiamo come sempre la regia quest'oggi intrattenuta da Ugo. Ciao Ugo. Buonasera a tutti quanti. Buonasera a te. Salutiamo comunque Rosario Moreno in collegamento con noi da Treviso. Ciao Rosario. Ciao Antonella, buonasera a tutti quanti. Salutiamo Massimo Bonella, responsabile di PianetaOggiTV.net da Venezia. Ciao Massimo. Saluti da Venezia. A brevissimo ti passeremo la linea Massimo per gli ultimi aggiornamenti e salutiamo l'ospite di questa sera, il dottor Luigi Fino, dirigente medico. Buonasera, dottore, benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per aver accettato il nostro invito. A breve le passerò il suo collega, di modo che possiate naturalmente dare ai nostri ascoltatori la possibilità di ascoltare un argomento consueto, insomma, trattato da tanti, ma quest'oggi esaminato da un punto di vista differente. Parlerete infatti di migrazione sanitaria. Per il momento passiamo la linea a Massimo Bonella per le ultime news, poi Massimo puoi ridare la linea ad Ugo per la diretta. Grazie Massimo. Prego, prendiamo la linea da Venezia, sono le 18:33, dunque della testata giornalistica Pianeta Oggi TV, Radio Favorevole del circuito network di Radio Saius Televisione. Dunque, la notizia che emerge è la seguente: il prestito, parliamo delle pensioni, il prestito pensionistico per chi lascia il lavoro prima dell'età di vecchiaia dovrà essere restituito con rate fino a 20 anni con gli interessi. Lo ha spiegato il governo nel vertice a Palazzo Chigi con i sindacati. Il sottosegretario Nannicini, in conferenza stampa, ha spiegato che chi decide di uscire dal lavoro 3 anni prima potrà arrivare a restituire al termine dei 20 anni fino al 15% dell'assegno. La penalizzazione sarà più bassa per chi ha perso il lavoro. Prima di raggiungere i requisiti per l'accesso alla pensione, ha precisato, non si tratta di penalizzazione, ma di rata di ammortamento, ha aggiunto Nannicini. Queste sono cose, cari signori, che hanno davvero dell'incredibile. Dunque, è da chiedersi come mai l'INPS non ha più i soldi per pagare la gente che ha lavorato una vita, anzi adesso lavorerà fino alla morte, perché con questa bella fregatura nazionale che ha tirato la legge Fornero e tutti i suoi amici sulle persone che lavorano, io non so nemmeno se arriveremo vivi alla pensione. Questa è quello che, Capisco, questo è capisco. quanto succede su questo paese rovinato. E naturalmente sarebbe da prendere dei provvedimenti su questa cosa qui. Allora, non ho neanche voglia di andare avanti con le altre notizie, vi faccio solamente una breve scorsa delle principali argomenti, delle principali argomentazioni che trattiamo sulla nostra homepage di pianetaoggitv.net. Sono le seguenti: in primo piano, cose che hanno dell'incredibile. C'è un comunicato stampa, ve lo leggo perché veramente questa è un'altra cosa che ha dell'incredibile. Presidio nazionale a Firenze, in Piazza della Repubblica, dalle 15 alle 19, contro le macabre esposizioni dell'artista belga Jean Fabré, che in scena fino a ottobre sta sollevando una protesta per via delle sue macabre installazioni che, come in quella del Palazzo Reale a Bruxelles, prevedono, attenzione, prevedono l'esposizione di animali morti, vitelli e renne imbalsamati, cani e gatti appesi a ganci, teste di cigni, soffitti costellati di scarabei, eccetera, eccetera, eccetera. Lo sprezzo della morte, il vilipendio e la ridicolarizzazione dei corpi di corpi non sono arte e non sono civiltà. E quindi l'ufficio stampa Liberazione Animale per Riscatto Animale, Animalisti Italiani, LIV, Lega Internazionale Vigilanza, Sezione Italia faranno questa dimostrazione e va tutta la mia più profonda stima. Questa non è arte, questa è una porcheria. Dunque, puoi seguire, abbiamo dei articoli molto importanti tratti dalla testata giornalistica antimafia 2000.com. Dunque, vi dico molto rapidamente: Quando la foto del morto parla, il libro di Lorenzo Baldo sulla fine di Attilio Manca, di Saverio Lodato. Poi a seguire processo trattativa Stato-mafia,
Stato Mafia, Martelli, scambi di favori tra mafia, P2, servizi deviati, massoneria deviata. Ecco, quindi ormai è certo che c'è questa trattativa tra Stato e la mafia. Queste sono cose altrettanto incredibili, che a questo mondo non ce ne sono pari. Poi a seguire abbiamo dei notiziari tratti da Pandora TV, che c'è una collaborazione con Giulietto Chiesa, che è appunto il presidente di questa televisione online di Roma, All News, e per seguire i nostri settimanali che vanno in onda anche su un circuito di televisioni indipendenti, libere, terrestri, a carattere interregionale. Abbiamo innanzitutto un'intervista al noto ricercatore e reportagista per Giorgio Caria, intervista che è stata curata dalla dottoressa Maria Marzullo. Poi a seguire abbiamo due interviste al dottor Giovanni Sgnaulin, esperto nella tecnologia della comunicazione audiovisiva e multimediale. Ci sarà una parte prima e una parte seconda, e si parlerà del denaro e la vendita delle armi. Dunque, alle 18.38 non ci sono altre notizie, penso che quello che vi ho detto basti e avanzi. Restituisco la linea a Ugo della regia centrale, per poi andare con la diretta. A voi. Bene, grazie, grazie Massimo. Massimo. Grazie Massimo. Restituisco, io aspetto che Ugo faccia i saluti al condominio. Grazie Ugo, io invece giro la parola a Rosario per i saluti doverosi al condominio. Benissimo, grazie a tutti quanti, un ringraziamento collettivo. Buonasera a tutti quanti, voglio solo ricordare due cose fondamentali. Per questa diretta è aperta la chat sul sito radioscience.it per chi volesse intervenire e porre delle domande sia all'ospite che ai nostri conduttori, ma si può anche telefonare. Il numero di telefono è 04 22 16 26 622 per intervenire in diretta. In più si potete mandare dei messaggi SMS oppure con WhatsApp al 393 78 80 195. Ricordo che questa trasmissione va in onda a reti unificate, sia con le web TV, solite web TV di Radio Science sul sito, ma anche sul canale YouTube e sulle web TV collegate col network, che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Isso da Modena, Radio Sismondi Libri da Salgaretta in provincia di Treviso e Radio Valdichiana dalla Valdichiana. Con questo è tutto, ritorno subito la parola ad Ugo Lombardi. Ciao Ugo, vai. Grazie Rosario. Salutiamo il nostro ospite Luigi Fino, dottor Luigi Fino, abbiamo detto responsabile di una struttura sanitaria, funzionario di una struttura sanitaria importante del Barese, ospedale di Venere, e con lui affronteremo un argomento, uno fra tanti spero, che riguarda il fenomeno della migrazione sanitaria. Intanto ti saluto dottor Luigi Fino, benvenuto fra noi, buonasera. Grazie a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ecco, Luigi, io ti do del tu, siamo colleghi, quindi possiamo parlare in questo modo. Intanto volevo chiederti, il fenomeno della migrazione sanitaria è un fenomeno che non può non essere visto, attenzionato, soprattutto da noi operatori sanitari, ma non può non esserlo, tenuto conto che c'è un gran numero di persone. Non molto tempo fa Massimo Bonella ricordava che ci sono tuttora circa un paio di milioni di italiani che hanno smesso di curarsi. Ma il fenomeno della migrazione sanitaria secondo te esiste e in che misura? La migrazione sanitaria è un dramma per tante famiglie. Io farei un po' di schema della questione, se siete d'accordo. Diciamo, c'è una migrazione per delle patologie d'eccellenza dove le regioni meridionali in genere sembrano non offrire delle terapie adeguate. Dico sembrano perché a mio avviso è la comunicazione dell'offerta che molto spesso non è ottimale, quindi il cittadino non è ben informato sui servizi che potrebbe trovare, non dico sotto casa, diciamo, ma a breve distanza. E oltretutto ci sono le liste d'attesa molto lunghe dalle nostre parti, perché a suo tempo, parlo anche di 20-30 anni fa, non si è investito molto sul personale, i discorsi diventerebbero, diciamo, estremamente complessi e lunghi. Poi c'è una mobilità dovuta anche a delle scelte personali, al passaparola. Mio cugino si è trovato meglio a Modena, mio zio è stato curato meglio
del tale Istituto Eccellenza per l'Oncologia a Milano e via discorrendo. Quindi ritengo che vada affrontato a tutto campo, che sia una delle prossime sfide che la sanità regionale è chiamata a affrontare, anche perché la migrazione sanitaria costa tanti, tanti, tanti soldi, anche alle casse dell'erario pubblico, oltre che essere un dramma personale, umano, di tantissima entità, come facevo cenno prima. Questo fenomeno della migrazione, Luigi, è un fenomeno comunque che la popolazione, come dicevi tu, giustamente del sud, ma soprattutto prevalentemente del sud Italia, è quasi costretta a subire, probabilmente perché c'è stata, come dicevi, una errata valutazione dei bisogni per la popolazione malata, ma anche quella sana dovrebbe essere coinvolta nell'azione preventiva, ma soprattutto certo, perché la domanda che ci si pone è questa: le prestazioni che vengono erogate in una regione del sud sono secondo te uguali a quelle che possono essere erogate in una regione del nord come la Lombardia, l'Emilia-Romagna o il Veneto? Sicuramente esistono delle differenze. Le differenze le fanno i centri d'eccellenza, che da noi sono ancora relativamente pochi, e poi lo fa tutta una rete di strutture, diciamo medie, che offrono sicurezza, cioè offrono molta più gentilezza nell'approccio con il paziente, offrono dei tempi d'attesa relativamente brevi, offrono la possibilità di accedere anche attraverso prestazioni, per esempio in attività intramuraria, ma dei costi molto ridotti. E allora il cittadino, davanti alla paura della cosiddetta malasanità, la cui entità è sicuramente rilevante, ma è stata forse un po' troppo enfatizzata negli ultimi 15 anni, preferisce ricorrere a strutture dell'Italia centro-settentrionale. Il fenomeno andrebbe, a mio avviso, prima ridimensionato attraverso una efficace campagna di informazione a tutti i livelli. Dopodiché occorre mettere mano, come si sta cercando più o meno di fare, a quello che è l'organico delle nostre strutture, a razionalizzare l'offerta, ma tutto questo non è facile perché noi paghiamo le conseguenze di decenni e decenni di politica sanitaria sbagliata, in cui sono stati fatti accorpamenti che non si dovevano fare, in cui sono stati ridimensionati alcuni ospedali che invece andavano implementati. Sono tutta una serie di motivazioni. E io punterei anche molto, ne facevo cenno prima, sull'umanizzazione delle cure, quindi su un'assistenza che sia più di qualità, anche proprio da un punto di vista umano, non è retorica, sono fatti questi. Perché certo, se il paziente viene accolto male, il biglietto da visita di un ospedale, dico io, innanzitutto la portineria, no? Quando uno entra, e potrei fare degli esempi perché sono stato anche io in ospedale del nord, vuoi per dei soggiorni di studio, vuoi perché si è andati a trovare tutti noi il parente che era stato ricoverato lì, eccetera, e da come viene accolto all'ingresso, no? Quello è il biglietto da visita innanzitutto di un ospedale. Poi che non tutto sia oro quello che luccica, anche questo è vero. La mala sanità vera, reale, esiste anche lì. Ne abbiamo avuto notizie, ne abbiamo avuto contezza anche abbastanza direttamente. Questa almeno è la mia opinione. Ecco, quando parliamo di ospedali di eccellenza, sicuramente fai riferimento a ospedali di secondo livello, e cioè ospedali che devono avere all'interno delle proprie strutture tutti i servizi e quindi erogare ogni tipo di prestazione. Tu pensi certo, che il numero degli interventi dal punto di vista statistico che hanno una migliore riuscita, diciamo, il numero di pazienti che sopravvivono ad un intervento in un ospedale di eccellenza del nord, ti ripeto la domanda, ma scusami, ma non è pleonastica, è identico al numero di pazienti che statisticamente possono avere lo stesso risultato in un ospedale del sud? No, credo che ci sia una differenza, che ci sia una sopravvivenza migliore, vuoi in termini di tempi e soprattutto di qualità della vita. Detto questo, torno a ripetere, la mala sanità esiste anche là. Per esempio, cominciamo a fare un'analisi un po' più dettagliata, no? Perché ci si va a curare fuori? Soprattutto per patologie oncologiche, per specialità tipo la cardiochirurgia e anche l'ortopedia. Queste sono delle specialità dove i centri università del sud hanno avuto sempre una grande tradizione, no? Tu lo sai benissimo, certo. Però oggi la differenza
è aumentata, lo scarto è diventato, diciamo, maggiore, e quindi la gente non si fida più. Ma le cure, gli errori in oncologia esistono da tutte le parti, esistono negli Stati Uniti, come esistono in Russia, come esistono in Svezia, come esistono in ogni parte del mondo. L'accanimento terapeutico, perché dietro poi un certo tipo di cure esiste anche una lobby delle case farmaceutiche, sono degli interessi enormi, è una cosa, è un fenomeno presente in tutto il mondo. Quindi bisogna stare anche attenti, no, a discernere quella che può essere una proposta terapeutica magari più contenuta, più moderata, rispetto a chi millanta di poter avere dei risultati grandiosi che poi alla fine non ci sono. Anche questi sono dei fattori importanti di cui occorre tenere in conto, insomma, quando si decide da chi farsi curare. Molto spesso poi assistiamo anche al fenomeno di persone che hanno fatto dei consulti in ospedali del nord e sono stati rimandati, diciamo, onestamente, da un punto di vista deontologico, dai colleghi di quelle strutture, sono stati rimandati dai colleghi dei nostri ospedali. Quindi anche questi sono elementi di cui tenere conto. Dunque, ma secondo te gli attuali livelli di cioè, ritenere che servano, possano essere necessari, credo 3,5-3,4 posti letto per ogni 1000 abitanti, è un rapporto sostenibile? Secondo me al momento no. È un'opinione personale di cui mi assumo tutta la responsabilità, ma io credo che i posti letto dovrebbero essere di più e dovrebbero essere diversificati. Cioè le precedenti amministrazioni regionali che hanno puntato alla riconversione dei piccoli ospedali, che in linea teorica era un principio corretto, non hanno però, non sono riuscite a incrementare l'assistenza territoriale. Adesso stiamo incominciando a vedere qualche esempio, chiaramente non posso fare degli esempi, diciamo, con nome e cognome, di strutture piccole e medio piccole che sono state riconvertite bene e che quindi sono delle case della salute ben attrezzate, sono degli ospedali di comunità ben attrezzati, che fanno poi la differenza in campo nazionale. Non ci dimentichiamo che la Francia, se ha il sistema sanitario giudicato il migliore del mondo, non è soltanto per qualche centro universitario, per qualche eccellenza oncologica o cardiologica, ma perché ha un'ottima rete di cure territoriali, soprattutto domiciliari. Torniamo all'Italia. Diminuire i posti letto in maniera drastica ha significato che per molte cose, anche di piccola entità, la gente si rivolge agli ospedali dei capoluoghi o addirittura agli istituti scientifici, al Policlinico Universitario di Bari, a quello di Foggia. Ingolfa quindi le nostre corsie per delle patologie che potevano essere curate tranquillamente sotto casa, no? E questa è una cosa drammatica, perché poi si arriva a delle situazioni assurde, lo leggiamo ogni giorno sui giornali, no? Alle volte vengono chiamati anche i carabinieri perché in reparti che dovrebbero avere 20 posti letto ci sono fino a 38 ricoverati, il che è abnorme. Ti lascio immaginare cosa può succedere, tu sei un medico di lungo corso anche tu, no? Ma infatti, infatti Luigi, le cose belle da dirsi sono tante, sarebbe stato interessante magari avere anche un po' di gente illuminata, soprattutto fra i politici, perché ci sono delle incongruenze, c'è un affollamento presso i cosiddetti pronti soccorsi che sono distribuiti ormai, insomma, voglio dire, anche nel nord Italia credo che la situazione sia identica, e cioè dove di pronto e di soccorso forse c'è ben poca roba. E quindi che necessità c'è di avere delle strutture di pronto intervento se poi l'intervento non è più pronto? Questo accade soprattutto, credo, certo, dalle nostre parti. Tu che ne pensi? Certo. Non solo questo è giustissimo la tematica che avevi rimarcato, ma io punterei il dito anche contro quella che ormai si è diffusa fra i colleghi, che è la cosiddetta medicina difensiva dalla possibilità della denuncia per un presunto caso di mala sanità. Quindi si cortocircuita non solo la comunicazione fra medico e paziente, si cortocircuita l'assistenza. Cioè, se a un certo momento il collega del pronto soccorso, bravissimo, che ha tanti anni di esperienza sulle spalle, per paura della denuncia o del paziente che è accompagnato da parenti requieti, ricovera in maniera incongrua non una, ma due, tre, quattro, cinque persone in una notte e ti ingolfa il reparto, col personale che da noi è notoriamente sottodimensionato in maniera terribile, cosa che non succede nel nord, o almeno adesso incominciano le prime avvisaglie, ma incomincia anche la gente a ribellarsi perché lì è abituata a una buona assistenza, cosa che non c'è in genere da noi,
E allora cosa succede? Che il livello di assistenza diventa al di sotto della soglia minima accettabile. Quindi sono dei problemi che si interconnettono, che si intrecciano in maniera drammatica, e davanti al quale occorre sì una volontà politica di cambiare le cose, occorrono investimenti e sono difficili da reperire i fondi, e occorre anche maggiore attenzione, maggior senso di civismo da parte dell'opinione pubblica. Non ci dimentichiamo che il vero front office della sanità per il cittadino, per l'uomo della strada, è il medico di base, che dovrebbe avere ancora più competenze, essere pagato meglio, ma poter intervenire in un multilivello, cosa che si sta cercando di fare, no? Con gli studi associati, con la possibilità che il medico di famiglia possa curare l'assistito nella casa della salute, cosa che già succede soprattutto nei piccoli centri. C'è da fare molta strada, c'è da fare, da operare una rivoluzione culturale in sanità. Ecco, a questo proposito, il medico di medicina generale dovrebbe essere il referente sul territorio, un territorio che è stato inondato di burocrazia, dove è stata data più importanza all'attività del computer che a quella della visita medica, e quindi certo, all'attenzione sulle note, le noticine, fra le quali i farmaci magari a volte non è facile individuarli, spariscono. Ma al di là di questa eccessiva burocratizzazione, che naturalmente ci allontana dall'addome e dal cuore del paziente, io credo, tornando al discorso del fenomeno migratorio, che se avessimo dei politici più illuminati, forse avremmo un indotto che naturalmente richiederebbe non solo un indotto intellettivo, no? Cioè fatto di intelligenza, ma un indotto che consentirebbe ai nostri politici di credere e di pensare che creando un vero polo sanitario di eccellenza avremmo un fiume di denaro anche attorno a questa richiesta. Certo, non dimentichiamo, certo, che noi esportiamo non soltanto malati e quindi malattie in altre regioni, ma dislochiamo in queste stesse regioni un sacco di soldi. Questo potrebbe, certo, secondo te, essere trattenuto dalle, certo, nostre parti. Certo, certo. Ma occorre avere grande cultura e anche grande coraggio, perché il politico molto spesso si accontenta di soluzioni tampone per non perdere il proprio elettorato, anche perché non avendo coscienza, magari ci sono anche dei medici, ci sono tanti medici impegnati in politica, ma la paura prende un po' tutti, anzi forse prende soprattutto i medici, no? Impegnati nelle pubbliche amministrazioni, quelli che abbiamo mandato nelle varie assisi, e a prendere delle decisioni coraggiose. Quando si devono operare dei tagli, se tu tagli, no? Il chirurgo che fa? Quando taglia sa già cosa fare dopo, no? Sa che deve fare un bypass, sa che deve fare una plastica, sa che deve fare altri tipi di interventi a seguire. Togliere i posti letto in provincia e non sviluppare l'assistenza territoriale e anche domiciliare è stato un grosso errore, noi lo stiamo pagando, e questo gap richiederà risorse, richiederà tempi, e io insisto, occorre un'evoluzione culturale. Io per esempio vedo molto di buon occhio il fatto che anche il nostro ospedale, quello dove lavoro io, il di Venere, è frequentata da tanti tirocinanti, vengono i colleghi che fanno il corso per l'avviamento della medicina generale, vengono studenti delle scuole di specializzazione, vengono studenti del corso di laurea, ospitiamo dei corsi di laurea di primo livello. È importante fargli conoscere la medicina pratica, oltre naturalmente a quella teorica che ci ha resi famosi nel mondo, perché le nostre specialità mediche danno al medico, danno all'operatore sanitario una grande cultura di base che molto spesso all'estero non esiste. Però occorre anche molto spirito pratico, molta coscienza, voglia di sacrificio e soprattutto sapere che, come insegnavano gli antichi maestri, e qualcheduno l'abbiamo conosciuto sia tu che io, il paziente si visita nudo, non si fa le diagnosi per telefono col computer. Il computer serve a tante cose, ma non può sostituirsi alla mente e al cuore del medico. Questo deve essere ben chiaro. Dottor Luigi, dottor Fino, io a questo proposito, visto che parli di un fenomeno culturale, io metterei in evidenza un fenomeno involutivo che penso in tutto il territorio nazionale sia molto diffuso, e c'è quello della raccomandazione. Faccio un flash giusto perché credo che abbia importanza parlare di questo fenomeno, perché all'interno dei nostri ospedali non c'è latitanza di questo fenomeno, nel senso che viene sentito molto. All'interno delle nostre strutture, non solo quelle, abbiamo molta presenza di raccomandati. Questo fenomeno sicuramente credo abbia nociuto molto ad alcune strutture sanitarie, ma penso che sia un fenomeno sottovalutato, nel senso che
abbiamo dato poco spazio e continuiamo a farlo al merito, soprattutto in una struttura ospedaliera, dando più spazio invece alla politica. Che ne pensi? Ma non posso che essere purtroppo completamente d'accordo con te. Io dico sempre, da discreto cultore di studi storici, che se noi andiamo a vedere la storia dei nostri piccoli paesi, e quando anche basta andare su internet, vedere un comune qualunque dell'Italia meridionale, anche quelli che hanno 1500-2000 abitanti, 5000 abitanti, e si va a vedere gli uomini illustri, trovi sempre il tale medico che è partito dal paesino della Puglia, della Lucania, della Calabria, è diventato professore universitario della facoltà di medicina di Pisa, di Pavia, di Padova, tanti sono andati all'estero, sono stati e sono una risorsa, no? Questi nostri medici che sono andati in giro per il mondo e continuano ancora a farlo. Però questo è un fenomeno che si va riducendo da un certo punto di vista. Perché? Perché il merito, come dici tu, è stato appannato da quelle che sono state interferenze della politica, delle raccomandazioni, delle lobby soprattutto, perché ormai di politica vera, parliamoci chiaro, ne esiste ben poca, no? Ci sono delle lobby trasversali che agiscono molto meglio dei partiti politici, anche perché oggi ci sono i partiti, domani magari il referente X è andato a finire da un'altra parte, è un fenomeno anche quello pietoso. Ecco che la mancanza di merito, di motivazione a migliorarsi, ha prodotto anche da quel punto di vista un imbarbarimento del sistema e un peggioramento della qualità culturale e scientifica dei medici. Se poi a questo ci aggiungi che la medicina è diventata, purtroppo dico io, ipertecnologizzata, quindi si creano delle nicchie o presunte tali, e anche questo non va a buon fine, no? L'assistenza peggiora anche per questo. Invece occorre ritornare all'umanizzazione della medicina. Io insisto molto su questo, anche con i miei studenti nei corsi di laurea dove ho il piacere e l'onore di insegnare, insisto molto su questo. Cerchiamo di tornare alla medicina umana, alla medicina dell'approccio diretto medico-paziente, che dava tra l'altro al medico quel grosso carisma per cui il paziente si affidava, perché sapeva di trovare nel camice bianco il fratello maggiore che ti prendeva in cura e ti portava avanti, diventava un amico. Perché io ricordo, ho avuto uno zio che ha fatto per tantissimi anni il medico in provincia di Brindisi, e lui quanti battesimi, quanti matrimoni, quante prime comunioni, quante cresce, quanti funerali, era l'amico delle famiglie che assisteva, non era soltanto il dottore, non era soltanto il medico. Dobbiamo tornare un po' a quello, certo, infatti, adeguandosi a quelli che sono i principi della tecnologia moderna, chiaramente. Infatti io conosco la tua, i tuoi valori, le tue capacità, ecco, di sostenere e di vivere secondo questi valori nel tuo quotidiano. So quanto sei bravo, però Luigi, dobbiamo anche dire ai nostri ascoltatori che la medicina olistica, diciamo che non tutti hanno voglia di apprenderla. E comunque all'interno del nostro sistema, che è un sistema dicotomico, parlo del nostro sistema sanitario nazionale, sì, abbiamo una competenza amministrativa che quasi sempre o prevarica o supera quella sanitaria, sì, creando certo, quindi una situazione che non esiste negli altri paesi. Io certo, prendo a riferimento una frase detta da qualche politico oltralpe, che dice, ha affermato, che tanta confusione nel nostro paese non è simile a quella che potrebbe verificarsi in Italia con una stessa iniziativa a proposito del Job Act. Cioè, voglio dire, gli italiani accettano tutti, accettano anche un sistema sanitario traballante che magari funziona male, funziona poco, non funziona affatto, però non hanno ancora appreso, e noi anche medici, che il sistema sanitario deve essere gestito dai medici, non dagli amministrativi. Perché quando noi vediamo che gli amministrativi, senza nulla togliere a tantissimi bravissimi amministrativi che abbiamo, fanno uno straordinario che il sanitario non può fare, ci dovremmo chiedere come e perché lo fanno. Che certo, ne pensi? Sì, no, sono perfettamente intesa con te. Il medico e l'operatore sanitario in generale, perché non ci dimentichiamo che il cittadino incontra nei nostri ospedali, nei distretti, ovunque, tante figure che sono poi dei laureati, no? Le lauree non sono più brevi, sono di primo livello, attenzione, al distinguo, no? Quindi abbiamo tanti professionisti della sanità, bravissimi, che si sacrificano, che magari lavorano gratis anche oltre l'orario di servizio, che poi era l'accenno che stavi facendo tu, mentre questa giungla burocratico-amministrativa
travalica e domina, no? E questo non deve, io vedo, lo vedo quotidianamente, anche i ritardi nelle forniture, perché naturalmente c'è tutto il sistema che in teoria è più che giustificato, l'anticorruzione, tutto quello che volete, però dobbiamo snellire la burocrazia, dobbiamo dare la possibilità ai medici di accedere direttamente anche alle fonti di approvvigionamento, magari utilizzando anche dei sistemi centralizzati per le gare, perché molto spesso poi questo crea anche dei ritardi nell'assistenza ed è inammissibile, è il medico che deve guidare la sanità, l'amministrativo deve fare la sua parte, per carità, così come la politica deve fare la sua parte, perché se è vero come è vero che la salute è il bene primario, beh, voglio vedere se la politica non se ne deve interessare, bisogna vedere come se ne interessa, perché se la politica aiuta a premiare il merito e controlla che le cose funzionano correttamente, ben venga, ci deve stare. Ma se la politica deve imporre il raccomandato di turno oppure deve stravolgere, diciamo, un piano sanitario che può garantire una migliore assistenza per dei propri fini elettoralistici, beh, allora non va bene. Ed è il caso di ribellarsi senza aver paura. Purtroppo la libertà costa, alle volte costa, diciamo, anche molto. Noi sappiamo qualche cosa un po' tutti noi, no? A proposito, perché il mobbing, è la patologia che è più diffusa, no, nella sanità che in altri ambienti, proprio perché siamo a questo tipo di sistema, cioè un sistema dove gira potere, dove girano soldi, un sistema estremamente gerarchicizzato in senso negativo, quindi tutto è burocraticizzato, tutto questo crea delle problematiche, anche stress lavoro correlato, come ben sappiamo. Infatti, a proposito di medici, abbiamo un pregresso che non ci fa tanto parlare bene. Abbiamo avuto qualche ministro che era un medico e credo che non abbia operato molto bene. Quindi, secondo te, perché un medico operi bene, quali qualità dovrebbe possedere? Onestà, rettitudine, competenza e anche una certa esperienza gestionale. Per esempio, senza nulla togliere ai clinici, io ho tutto il rispetto dei clinici, per carità, ma il medico che ha un percorso di sanità pubblica, che quindi viene dal mondo dell'igiene o della medicina legale o anche dalla medicina del lavoro, sono le discipline, insomma, che io sostanzialmente pratico, quindi conosco meglio delle altre, ha un'esperienza gestionale che lo rende potenzialmente più adatto a poter gestire la cosa pubblica. Anche chi ha avuto delle esperienze, per esempio, di amministratore a livello, che so, di consigliere, di assessore comunale, per carità. È difficile selezionare oggi come oggi una classe politica, ancora di più quando a un certo momento la classe politica è espressa da professionisti di mezza età che a un certo momento si improvvisano amministratori. È la cosa peggiore. A quel punto è meglio avere un tecnico esterno, anche perché l'assessore alla salute, che sia espressione regionale, parlo, no? Soprattutto in regioni che dedicano una bella fetta della spesa alla salute, come la Puglia, come sono le altre, a un certo punto rischia di fare il gioco degli amici degli amici. Allora è meglio un tecnico che magari sia esterno, che venga addirittura da fuori. Sono delle problematiche estremamente complesse, dove la soluzione vincente di per sé non esiste, va valutata caso per caso, però occorre che l'opinione pubblica abbia più attenzione e che al bisogno si ribelli pacificamente, si ribelli onestamente, si ribelli correttamente, incardinata bene, ma che faccia sentire la propria voce, perché se la gente sta sempre zitta, alla fine qua continueremo a non andar bene. Questo almeno è quello che penso io. Infatti, perché credo che tu abbia espresso dei concetti sacrosanti, perché la gente possa ribellarsi deve avere la conoscenza, deve conoscere, e perché la conoscenza ti consente di chiedere quello che ti spetta per diritto. E noi sappiamo quanto sia difficile, per esempio, ricoverarsi presso i nostri ospedali. Un ospedale di eccellenza, ovvero un ospedale di secondo livello, che impedisce un svolgimento, credo che forse è più corretto dire che ritardi un ricovero di un paziente la cui patologia andrebbe seguita anche durante la sua evoluzione, credo che sia un danno per ogni nostro concittadino. Non voglio fare nomi, non voglio dire quali sono gli ospedali, ma se il ricovero deve essere gestito dall'interno di un ospedale, io credo che il medico del territorio abbia perso queste possibilità, cioè
cioè se il medico di un territorio vuol seguire la patologia di un paziente e volesse ricoverarlo e gli viene detto ti diamo noi l'ok, ti chiamiamo noi quando il posto è libero, e credo che magari questo posto sarà libero non nel giro di qualche mese, e allora credo che è venuta meno anche il significato di medicina territoriale. Tu che ne pensi? Certo, sono completamente d'accordo con te. Occorrerebbe migliorare un network nazionale che esiste per esempio per i trapianti del fegato, facciamo questo esempio che è molto concreto, per cui determinate patologie dove occorra una serie di competenze ultra specialistiche, deve essere informato il paziente attraverso il suo primo referente, cioè il medico di base, ma non solo, anche lo specialista, diciamo, ambulatoriale, lo specialista ospedaliero di riferimento territoriale, di dove è possibile ricoverarsi più velocemente in campo nazionale, addirittura in campo europeo. Questo significa fare della medicina del futuro, no? Dove il percorso del paziente, dove il paziente possa essere accompagnato dall'inizio, portato avanti per tutto quello che è l'iter terapeutico nelle sue complessità. Se invece continua ad andare avanti attraverso segnalazioni, attraverso visite private più o meno a nero, al si dice, al passaparola, io sono stato seguito, beh, io ho avuto di recente proprio la felice esperienza di una persona a me molto vicina, un operatore sanitario laureato, ecco, non un medico, un operatore sanitario, il quale girava per una competenza di nicchia, di super eccellenza, ha girato un po' tutta l'Italia, fino a quando, senza falsa modestia, insomma, senza paracolo, l'ho presa io in mano la situazione, ho fatto un paio di telefonate, ho trovato il percorso corretto e assolutamente lecito, ovviamente, e questa persona proprio ieri è stata operata, diciamo dovrebbe aver risolto buona parte del suo problema, e verrà presa in carico da quella struttura che ha voluto sapere innanzitutto il referente sul territorio chi fosse, perché è corretto questo, non devi andare 10 volte a Roma se a Roma è stato necessario andare una volta per la visita, per lo screening, una volta per l'intervento e magari per il primo controllo, il resto lo puoi fare a casa tua se è possibile o no. Certo, ma infatti il fenomeno delle visite intramegna, vituperate, diciamo, iniziative che più ministri hanno tentato di organizzare, e credo che abbia creato anche dei problemi all'interno delle utenze, ma non solo, anche dei colleghi. Dobbiamo anche avere il coraggio di dire che se c'è molto ricorso all'intramegna, bisogna capire come mai il normale, in che modo venga eseguito. Io vedo nelle nostre strutture sanitarie delle belle, in bella mostra, i numeri dei colleghi e i prezzi delle visite da fare intramegna, però non ho mai visto in una struttura sanitaria il numero delle visite che vengono compiute all'interno di un orario normale e quante ne sono ancora libere, così come le liste di attesa. Certo. Tu mi devi perdonare se affronto questo argomento, ma è un argomento affrontato in questo modo che è molto sentito, credo, anche dalla nostra utenza. Assolutamente sì. È una lista, perdonami Luigi, finisco questo, perché questa esperienza tu sai, l'ho vissuta io personalmente. Liste di attesa così lunghe, io mi sono reso conto personalmente, non avevano motivo di esistere. Erano delle liste di attesa che il più delle volte erano fuori luogo, non avevano motivo di esistere. Io che possono significare anche la condanna a morte per una persona, sì, no? Esatto. Se sopraggiunge un peggioramento improvviso delle condizioni. Così come il trasferimento in altri ospedali di gente che aveva bisogno di ricovero, sono delle operazioni naturalmente, diciamo, che vanno studiate, andavano studiate. Certo. Io le ho vissute, ripeto, di persona. Allora, se il collega fa molte visite intramegna, la domanda che l'utente si dovrebbe porre è: se fa molte visite intramegna, ne fa tante anche in orario normale o fa solo l'intramegna? Questo è quello che la gente... Certo, io sono per dare la possibilità agli ospedali, sia i centri di super eccellenza, sia quelli di secondo livello, ma anche i più piccoli, di poter fare visite ambulatoriali nell'arco di 12 ore dal lunedì al venerdì e tutti i sabato mattina. Questa è un'assistenza seria, questa è un'assistenza seria che chiaramente presuppone anche l'assunzione di nuovo personale, cioè noi non è che possiamo andare alla guerra se i soldati non ce l'abbiamo, parliamoci chiaro. Uno sforzo iniziale da parte del sistema sanitario regionale consentirebbe poi un recupero, ci sono studi serissimi in tal senso, non fatti dalla mia modesta persona, ma fatti da specialisti, insomma, non solo medici, da economisti sanitari,
che dimostra questo, insomma, una maggiore, un'implementazione dell'attività anche di screening attraverso le visite ambulatoriali, consente un ritorno in termini economici notevole, oltre a alleviare le sofferenze, perché al centro del sistema sanità, del sistema salute, ci deve essere l'uomo, o non lo vorrei dire, bisognerebbe tornare a che l'uomo fosse al centro, no? Perché in effetti gli interessi economici sono stati perversi. Noi abbiamo visto, non facciamo nomi, ma negli anni scorsi siamo trovati, no? La sanità pugliese al centro di scandali anche nazionali, con delle interconnessioni terribili. Tutto questo dobbiamo lasciarcelo dietro, dobbiamo lavorare tutti quanti insieme, uniti, le persone di buona volontà, perché sia garantita una sanità di eccellenza a tutti, indipendentemente dal censo, dal luogo di residenza, da tutte quelle condizioni che ancora oggi appaiono discriminatorie nel confronto del nostro tempo. Dottor Luigi, questi pochi minuti che ci rimangono, vorrei farti le domande un po' più corpose, che poi credo siano quelle che ci devono più coinvolgere. Una fra queste, seguendo il discorso che facevi, è proprio questa, cioè una regione come il Veneto, la Lombardia o il Piemonte sono regioni che investono molto nella sanità. Non molto tempo fa, ma credo tuttora, il Veneto ha stipulato delle convenzioni con alcuni paesi esteri, dove vengono mandati, nel Veneto vengono mandati anche personale infermieristico, ma anche personale medico, perché apprendano la metodologia un po' più moderna, anche più all'avanguardia, che quella regione può vantarsi di avere. E tutto questo naturalmente crea onore, crea merito a questa sanità. Ma non solo, come dicevamo prima, crea un maggiore indotto. Allora, se è vero questo, se avessimo un politici più illuminati, secondo te il flusso migratorio potrebbe essere fatto solo da migranti che vengono con le barche sui nostri territori? O potrebbe fatto da gente che potrebbe venire nei nostri ospedali a curarsi da tutti i paesi del bacino del Mediterraneo? Certo. Io penso ma tu trovi un grosso aumento di denaro, no? No, questo è un possiamo darlo, Ugo, per scontato, perché trovi una porta aperta, a parte le mie esperienze che tu conosci, no? Sì. Di volontariato anche in teatri bellici all'estero, ma io ho percepito sempre, quando sono stato nei paesi balcanici o del vicino Oriente, del Nord Africa, una grande attenzione verso le nostre regioni, soprattutto verso la cultura, verso la storia, verso la sanità, no? Verso queste dinamiche anche di tipo scientifico, di tipo universitario, che possiamo offrire. E quando abbiamo realizzato qualcosa insieme, abbiamo dato, diciamolo pure, il meglio di noi. Questo si dovrebbe canonizzare, e quindi creare questo flusso di pazienti specializzati, a parte questi poveri disgraziati che arrivano in malo modo, diciamo, quando arrivano dalle nostre parti, quando non muoiono prima, ma si può creare sicuramente un flusso di pazienti specializzati, perché noi abbiamo delle opportunità da poter cogliere, potremmo potenziare anche la nostra offerta col ritorno economico che ce ne viene. Il Ministero degli Esteri da questo punto di vista è molto attento, se si fa un progetto serio ci abbiamo tutti da guadagnare, anche l'esperienza umana. Un centro sanitario anche meridionale, che potrebbe accogliere pazienti che desiderano giungervi da parte del Mediterraneo. Questo creerebbe, ripeto, un indotto non solo economico. Assolutamente sì, si possono fare delle convenzioni con stati esteri, si possono fare delle convenzioni con organismi internazionali come l'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU e altri ancora, per cui sono strade assolutamente da percorrere. Diciamocelo pure che alle volte troviamo un po' una pigrizia, no? In chi dovrebbe decidere. Pigrizia che è dovuta al fatto che molti hanno paura di compromettersi, perché visto l'esperienza, no? Di situazioni tipo la cooperazione internazionale degli anni della Prima Repubblica, noi siamo abbastanza grandicelli, tu ricordi perfettamente come me cosa è successo, no? E fu coinvolta anche la nostra regione indirettamente quando a un certo momento ci fu quello scandalo per gli aiuti all'Albania, eccetera, eccetera, no? Quindi dobbiamo superare queste paure, queste difficoltà. Io lancio un appello ai nostri amministratori, voi politici, voi chi gestisce
le aziende sanitarie locali, gli istituti scientifici, i policlinici universitari, abbiate il coraggio di investire in noi stessi, no? E di tentare, di osare. Tutte le volte che abbiamo provato, guarda caso, ci siamo riusciti. Lascia stare gli scandali che erano fatti, che erano stati pensati e scogitati fuori anche dalla nostra regione, l'abbiamo soltanto subiti, no? Luigi, ti prego, e quindi di bisogna qui. Essere positivi, bisogna essere pieni di speranza, col cuore pieno di speranza. Rimani in linea perché voglio salutare con noi Marco Grilli, che è esperto di politica estera. Noi abbiamo la possibilità di averlo nostro gradito ospite ogni mercoledì. Ciao Marco, benvenuto fra noi. Un attimo che sta entrando Marco. Eccolo qua, Marco, avanti. Marco, benvenuto, buonasera. Buonasera a tutti. Ecco. Stiamo parlando e siamo in collegamento col dottor Luigi Fino, che è un medico dirigente funzionario presso un grosso ospedale qui in Puglia, nel Barese, e quindi abbiamo parlato anche di eventi migratori che, dicevamo Marco, possono non soltanto coinvolgere i poveretti che ci giungono attraverso le bagnarole, ma potrebbe essere un fenomeno da arricchire in maniera intelligente, tanto da rendere il nostro sud, diciamo, un polo sanitario di interesse mediterraneo. Tu come la vedresti questa cosa? Guarda, sarebbe una cosa bellissima. Sfortunatamente non credo più agli asini che volano, mi vorrete perdonare, nel senso che la politica nazionale sicuramente si sta spostando verso una sanità privatizzata. Non ci sono ragioni alternative, altrimenti ai movimenti che sta facendo in questo momento. Non si spiegherebbe il contrario. Detto questo, non so quanto appunto a livello nazionale i ben pensanti del governo siano orientati a dare spazio al sud per questo tipo di realtà. Si diceva anche nelle volte scorse, se ricordi, che anche qui al nord, per esempio nella mia zona, siamo mostruosamente sotto organico dal punto di vista sanitario, di personale. Leggevo anche tra le altre cose un articolo sul CRO di Aviano stamattina, e siamo in totale disaccordo con le direttive sulla costituzione e il mantenimento della RSA, cioè le residenze secondarie assistite, ovvero tutte quelle strutture, il dottore mi correggerà ove dovessi sbagliare, dove si accolgono i malati cosiddetti non acuti, cioè quelli di... Certo, sì, le cronicità, le lungodegenze per le cronicità. Esattamente, che sono anche quelle... Intanto buonasera dottore, piacere di interloquire anche con buonasera, lei. Buonasera, piacere mio, onoratissimo. Che ci toglierebbero dalle peste, così come sarebbe bello se sviluppassero, al di là poi dell'implementazione delle vere e proprie strutture ospedaliere per la cura degli acuti e non, nelle varie specializzazioni. Ricordiamo che tra le altre cose non tutte le operazioni sono possibili indistintamente su tutto il territorio nazionale. Quindi voglio dire, le RSA, se venissero sviluppate, oppure strutture sanitarie adeguate venissero sviluppate, sarebbero anche una manna per quelle famiglie che non sono in grado di affrontare determinate problematiche. Io dal punto di vista personale, forse non ve ne avevo fatto parola, sono in pieno svolgimento di una crisi familiare dovuta a una problematica di uno dei miei familiari, e la risposta della sanità pubblica è stata quantomeno inadeguata, nonostante abbiamo cercato di venirci incontro. Per cui, forte anche di esperienze personali passate, mi rendo perfettamente conto di quanto il nostro welfare sanitario, se vogliamo definirlo tale, sia ben lungi dall'essere a regime, e mi chiedo se una privatizzazione non abbia il semplice scopo, tra le altre cose, di favorire soltanto alcune entità, tra le altre cose create ad hoc dai soliti amici degli amici. Quindi questo è il mio punto di vista. Ma infatti Marco e Luigi, vorrei coinvolgere entrambi, la lungimiranza dei politici avrebbe dovuto prevedere un aumento della popolazione in età adulta, e quindi una maggiore esigenza dei bisogni delle patologie collegate all'età. Ciò che invece credo ci abbia trovato impreparati: abbiamo un numero di nascite ridotto,
e abbiamo un aumento dell'età adulta delle persone, un aumento del numero delle persone che raggiungono l'età avanzata, quindi problematiche connesse all'età adulta. Siete d'accordo su questo, Luigi? Sì, sì, io assolutamente, insomma, le problematiche a cui faceva riferimento il nostro amico ci siamo passati un po' tutti, io ci sono passato, qua lo dico, per le mie zie, è stata drammatica, pur essendo io un operatore sanitario, sì, sembrava che mi si aprissero le porte, ma in effetti quelle porte poi si chiudevano, ed è un grosso problema. Io immagino le famiglie che non hanno dei grossi mezzi e che devono affrontare queste drammatiche, diciamo, situazioni giorno per giorno, di anziani che, dove poi è venuta meno anche la rete della solidarietà familiare, che una volta, diciamo, soprattutto al sud ma anche nel nord era ben presente, no? Vicariava un po' lo Stato, il sì, pubblico, e adesso tutti questi meccanismi di compenso sociale sono saltati in buona parte, e quindi i problemi crescono, i problemi. Io non sono, diciamo, pregiudizialmente a sfavore di un privato sociale, cioè di un privato che collabori con il pubblico, però deve meritarsela questa attenzione, deve dimostrare di lavorare seriamente, deve dimostrare di avere rettitudine, onestà, competenze specialistiche, no? E a questo punto andiamo d'accordo, il privato può interagire con le strutture pubbliche anche essendo controllato dalle stesse, essendo controllato in maniera onesta, no? Qui si aprirebbero infiniti files su quelle che sono le problematiche collaterali. Tutto sta ad avere un controllo centrale serio e che sia anche severo, cioè con le spicce. La prima volta che sgarri in mala fede, seria, sei fuori da ogni convenzione, sei fuori dalla possibilità che io ti recupero e ti reinserisco. A me, io la vedo così, cioè con la salute non si scherza, non si deve scherzare, né da parte delle strutture pubbliche né da parte delle strutture private, su un piano di assoluta parità, per carità. Ecco, Marco, la domanda che ti pongo è questa: tu pensi che l'attuale classe politica, credo che un po' l'abbia già detto prima, sia in grado di avere lungimiranza e di vedere quali possono essere o quali potranno essere le maggiori esigenze di una popolazione come la nostra fra qualche decennio, e quindi a preparare un sistema sanitario in grado di affrontare le situazioni che non siano sempre di emergenza? Ne dubito fortemente, scuserete il mio pessimismo, ma i dati che ho in mano fino a questo momento, tra le altre cose voi sapete, io mi occupo anche di intermediazione assicurativa, con una della quale una fetta di crescita importante sarà sicuramente tutta la parte della sanità privata, quindi tutte quelle polizze che tendono a tutelare o a tenere indenne quanto più possibile il contraente o l'assicurato, se preferite, per quanto riguarda tutte le patologie o le problematiche legate a infermità, inabilità, invalidità permanenti, sia di tipo infortunistico che di tipo, diciamo, di malattia, e strumenti alternativi per poter accedere a quei servizi che si rendessero necessari in momento di fase acuta o di lungo degenza, piuttosto che di, ahimè, malattia degenerativa. La classe politica attuale sembra muoversi secondo schemi che non sono dettati dalle esigenze del territorio, ma da esigenze diciamo nate su scala differente. Quindi una propensione a soddisfare più cugini scomodi o alleati scomodi, piuttosto che effettivamente mettersi al servizio della popolazione e delle sue esigenze. Tra le altre cose, una delle amarezze che sto rilevando sempre più diffusamente, e che purtroppo costituisce anche una delle mie riflessioni periodiche, sempre più frequenti, è che dalla prima alla seconda repubblica o terza repubblica, chiamiamola un po' come vogliamo, non è cambiato molto, se non in peggio, perché tutta quella logica clientelare che si pensava dovesse scomparire è diventata addirittura più acuta. Quindi sono d'accordo, purtroppo sono d'accordo. Quindi quando sento un medico che dice, io che tra le altre cose sono un operatore del settore, pensavo di vedermi aprire determinate porte, me le sono ritrovate chiuse,
mi preoccupa ancora maggiormente, perché vuol dire che la selezione si sta facendo ancora più fine, insomma, il filtro sta diventando sempre più a strette maglie. Non riesco a capire se questi signori si rendano conto verso dove stiamo andando e dove ci stanno portando. E il fatto che la classe dirigente attuale si sia svecchiata, tra virgolette, non è un segno di progressione. Ho l'impressione che sia un segno di involuzione, perché vedo che gli atteggiamenti sono inveterati verso quelle che erano le abitudini sporche della politica di una volta. Quindi addirittura adesso quello che prima era un vantaggio a livello di conoscenza pubblica si sta trasferendo anche nel privato, per cui se nel privato non conosci determinate, chiamiamole pure entrature, ti sono precluse un sacco di strade, molto peggio di prima. Mentre con la prima repubblica bene o male mangiavano tutti, adesso mangiano veramente molto pochi. È come se si stesse creando una sorta di catena alimentare in senso darwiniano molto 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 più selettiva, e questa cosa mi sa che non deriva tanto dal nostro territorio, quindi dalle nostre menti pensanti, ma deriva da pressioni derivanti da altre sfere molto più alte, sicuramente esterne al nostro paese, o comunque delle quali fanno parte pochissimi eletti all'interno del nostro territorio. Quindi, ultimissima considerazione, nel 2050, se le proiezioni sono esatte, il rapporto anziani-giovani e, se vogliamo, anche pensionati e percettori di reddito o produttori attivi di reddito sarà di 5 a 1 a favore dei vecchi. Per cui io credo che non ci sia nulla di buono da aspettarsi. Poi, vabbè, si dice che qualcuno stia cercando la pillola dell'eterna giovinezza, che io francamente non augurerei. Perché se la progressione della società è questa, o se l'involuzione della società è questa, forse è meglio passare a miglior vita, perché è sicuramente più conveniente. Ecco, ma tornando... ma la speranza è l'ultima a morire, dai. La speranza è l'ultima a morire. Però, speriamo. Dottore, vorrei... non sono mai volgare in rete, però le dirò che chi vi sta sperando morì puntini puntini. Morì non si può dire, diceva anche questo è vero. Canzone. Vorrei chiudere, Luigi, facendo una così come siamo partiti, partendo da quei 2 milioni di italiani che hanno smesso di curarsi. Credo che il rischio, come diceva Marco Grilli, che questo numero aumenti sia inevitabile, ma è certo. Anche sembra inevitabile che i politici, anche se ottusi, non riescano a capire che un fardello così alto, così grosso, così pesante di gente da curare crea grossi problemi economici ad una nazione che è già doppica. È come se avessimo... Mi sentite? Pronto? Rosario? Sì, ti sento. Siamo collegati. Sì, siamo collegati. Ecco, è come se la nostra nazione continuasse a produrre obesi e quindi a consumare soldi per curarli. E facciamo la stessa cosa. Se avremo 2 milioni o 3 milioni di italiani che non si curano, sarà sicuramente molto più impegnativo dal punto di vista economico gestire questa situazione. Certo, andrebbe presa di petto la posizione. Io andrei a trovarli uno a uno queste persone, e ci sono dei paesi al mondo dove si fa. Cioè, se una persona risulta che non si cura, ed è chiaro questo, bisogna andarla a prendere, fare una specie di TSO. Mi certo. Sentite? Sì. E questo è il da farsi. Cioè, occorre una prevenzione di tipo sociosanitario, passatemi l'espressione. È come fanno quando non paghiamo la bolletta telefonica, quella dell'Enel. Esatto. No? Ti mandano a dire perché non hai pagato. Sarebbe carino se fare la stessa cosa. Ti intimano di pagare. E dice, qua bisognerebbe intimare di curare. È certo. Questo bisogna fare, assolutamente sì. Marco, mi permettete una considerazione anche a margine. In questo momento la nostra classe governativa sta investendo su altre cose, che sono contratti di fornitura di materiale militare, che per carità di Dio sono altamente remunerativi e in un modo o in un altro hanno un riflesso economico positivo anche sul nostro territorio. Peccato che abbiano altri risvolti. Viceversa, su tutti quelli che sono, diciamo, le
le risorse destinate al sociale, qua apro una parentesi, da piccolino io ricordo andavo al mare in Abruzzo e esisteva ancora la cosiddetta ULS, unità locale sociosanitaria. Io qua adesso invece vedo le ASS, le aziende sanitarie sostanzialmente, e quando vedo che un ospedale è diventato azienda sanitaria, che nel mio caso a Pordenone si chiama Santa Maria degli Angeli, ASS5, ed è una SPA, mi sto chiedendo se non ci sia qualcosa di sbagliato concettualmente in questa cosa, per cui non ci sono più investimenti mirati a salvaguardare le aziende sanitarie e i propri assistiti. La diaspora delle persone, anche per terapie molto particolari o anche per la ricerca semplicemente di una gravidanza, si stanno spostando altrove. C'è gente che decide di andare addirittura a morire all'estero pagando. Sì. Okay. Questo rivela un dramma profondo della nostra società, signori, è una cosa sulla quale si dovrebbe riflettere a tutti i livelli, e visto che i nostri politici, che in un modo o in un altro abbiamo contribuito ad eleggere, o anche astenendoci dalle votazioni, ok, quindi facendo l'astensione, ci dovrebbe indurre a riflettere che la colpa è anche nostra, perché non è se lì stanno questi signori, se si comportano in questa maniera, perché noi permettiamo che sia così. Il movimento in questo senso deve essere dal basso, veramente, come dal basso si dovevano creare tutte le cose migliori. E penso per esempio, con tutte le deviazioni anche negative del caso, alla rivoluzione francese nel 1789, cioè meglio quella che quella bolscevica, non so se mi spiego. Cioè lì è stata la gente che ne aveva le tasche piene della situazione di non poter mangiare, e noi, se andiamo avanti così, ci ridurremo sul lastrico. Anche se vi dirò, so, in Italia anche io vedo male, in Italia lo vedo anch'io, Italia, nero, in Italia di denaro ce n'è anche in sovrabbondanza, e la circolazione che è strozzata è sbagliata. Perché vi posso assicurare, trattando anche Rami Vita come assicuratore, che di denaro in circolazione ce n'è che basta, anche nelle zone dove teoricamente la crisi si sente in modo maggiore. Credetemi sulla parola, chiaramente non posso fare. No, ma io sono perfettamente d'accordo con lei. Sono perfettamente d'accordo, perché sono delle realtà che percepisco. Vi faccio un altro esempio, rubando qualche attimo ancora a tutti quanti alla trasmissione. Noi in questo periodo nella nostra zona abbiamo in ballo tutta la famosa questione dell'ospedale nuovo di Pordenone, dove io risiedo. Progetto che era partito con un project financing a livello anche regionale, inizialmente dovevano essere 90 milioni di euro, ripeto 90 milioni di euro, che non sono proprio spiccioli. Frutto di sforzi plurilaterali, tra i quali quello della regione, che ne aveva già stanziati appunto 90 in pieno, poi la spesa è diventata di 120 milioni di euro, poi è lievitata a 140, ultime cifre parlano di 180-190. L'altro giorno ho sentito un ragazzo, che forse si è sbagliato, voglio sperare, parlava di 260 milioni di euro, e un sito che era stato individuato in un'ex caserma in prima periferia di Pordenone, e ancora non si capisce se verrà ristrutturata la vecchia azienda sanitaria lì dove è adesso, con disagi che potete solo immaginare, o se verrà realizzato questo ospedale con altro tipo di disagi che solo potete immaginare. Beh, se solo contiamo il versante economico, c'è da ridere. E qui ancora non si sa, abbiamo un ospedale che viene costantemente rattoppato per renderlo compatibile con le normative vigenti, quando invece abbiamo carenza di personale, e soprattutto abbiamo carenza di medici adeguati alla professionalità richiesta. Beh, vi posso fare nomi, cognomi, e sciorinare casi e controcasi, anche comparsi sulla stampa. Però parlo del fatto che ultimamente Pordenone sta diventando anche un ottimo sito, anche i suoi dintorni, dove ammazzare la gente, perché abbiamo un'esplosione eclatante di casi di omicidio-suicidio, che è una cosa meravigliosa. Quindi questi sono tutti purtroppo riflessi di una politica malata e sbagliata, di una società malata, profondamente malata, che però non ha cura. Già, non c'ha la cura, e non c'ha neanche più dei valori, una moralità di fondo, no? A cui aggrapparsi. Sì, perché sfortunatamente questa è la base di partenza. Lo so.
Bene, allora io Rosario credo che abbiamo superato abbondantemente il tempo a noi concesso, quindi devo salutare l'affettuosissimo collega Luigi Fino, che ringrazio per la sua preziosa partecipazione e spero di poterlo riavere di nuovo nostro ospite. Certo, certo, quando vuoi, grazie a te, grazie ai nostri amici, grazie agli ascoltatori. Grazie della tua presenza. Ringraziamo Marco, sempre così preciso, così attento, così oculato nelle sue diagnosi, e quindi speriamo di risentirlo. Credo che tu sarai nella prossima nostra trasmissione alle 22, Marco, no? Proverò a far capolino, anche se non voglio poi annoiare tutto no, il noi speriamo che tu ci parterre. Sia Rosario, se Massimo è pronto, io darei la linea a Massimo per darci se ci sono delle notizie ultime. Sì, ne abbiamo. Massimo, prego Massimo. Sì, allora riprendo la linea rapidamente, 2 minuti 19:37 da Radio Favaro Veneto, circuito Radio Saius Televisione. Dunque, c'è un aggiornamento per quanto riguarda i genitori di Regeni all'Unione Europea. L'Italia e l'Europa devono aumentare la pressione sull'Egitto per avere un'indagine trasparente sulla morte di Giulio Regeni, e la sollecitazione dei genitori di Giulio, Paola e Claudio Regeni dal Parlamento dell'Unione Europea. Il padre ha chiesto che gli stati membri richiamino i propri ambasciatori, dichiarino l'Egitto paese non sicuro. E la madre: non ho capito se l'Italia è ancora amica o no dell'Egitto, non si uccidono i figli degli amici, chiediamo al nostro governo di essere più esplicito. Dunque, abbiamo ancora un'altra notizia. Gli animalisti consegnano una lettera al console cinese per dire basta al festival della carne di carne. Brevemente ve l'accenno soltanto, è una cosa che non sapevo nemmeno io, ma ogni giorno se ne scoprono sempre di più. Associazione Animalisti, Onlus e Iene Vegane, con la partecipazione di molte sigle animaliste e attivisti indipendenti, organizzano una protesta pacifica contro il festival di Ulin, che prevede il massacro a fini alimentari di oltre, pensati, 10.000 cani. Ho detto cani. L'evento si svolgerà davanti al consolato della Cina a Milano, in via Benaco o Benaco 4, dalle ore 14 alle ore 18 di martedì 21 giugno. Ecco, questo cosa significa questo? Che siamo di fronte a chi fa questo, chi uccide i cani, 10.000 cani, per fare la festa della carne. Questi sono degli assassini della vita, maledetti. Questa è la verità, alle 19:39. Poi, per quanto riguarda quello che avete parlato prima, mi confermate quello che ho sempre detto: le automobili in officina sono trattate meglio. Esempio, ma mi servirebbe subito, non posso aspettare neanche 2 giorni. Non preoccuparti, vieni qua, me la porti alle 2, alle 5 già pronta. Anzi, guarda, passa alle 3:30, che forse la trovi già pronta. Costa tanto, facciamo in 2 rate. Provate a chiedere se una visita specialistica la potete pagare a rate. Questo ha dell'incredibile su questo paese, su questo pianeta. Questo dimostra che è una umanità che non si vuole bene. Questa è una umanità che ha tutt'altro che essere in sintonia con Dio, ma bensì va in sintonia con l'anticristo, con quello che è il, tanto per identificarlo, quello che è il potere politico, economico, finanziario, quello ha il potere su tutto, anche sulla vita delle persone. Queste sono cose che hanno veramente dell'incredibile, ma dell'incredibile, che a questo mondo non ce ne sono pari. A voi la linea, alle 19:40, ci sentiamo alle 22. Bene, Rosario, se non ci sono altre novità, io saluterei gli ospiti, saluterei i nostri ascoltatori, e chi può ci può riascoltare alle 22 con la trasmissione Antimafia 2000. A tutti quanti un grazie e buonasera. Benissimo, ciao, buonasera, ciao a tutti quanti.